Ciao amici, allora, adesso volevo parlarvi di un libro che mi è piaciuto tantissimo e che vi consiglio. Il problema è che la mia pronuncia in inglese fa cagare. E allora ve lo faccio vedere. Questo è un libro di Ken Follett e si chiama, credo che si pronunci Age of Eternity. No, sorry, sto parlando anche in inglese, sto parlando in tedesco, parlo un sacco di lingue, tutte male però. Perché la qualità è il mio problema. Ma a parte questo, è un libro fatto molto bene, sia in quantità che in qualità. Lui fa le cose tutte bene, io ne sbaglio una su due, quando va bene. Dunque, diciamo che questo libro è ambientato negli ultimi 50 anni circa, arriva fino al 2008, l'elezione di Barack Obama, ma inizia 50 anni prima circa. Ed è la storia del nostro mondo, con come protagonista alcune famiglie. E questo è il terzo libro, di questo genio della storia, della scrittura, io non lo so, lo adoro. Comunque, all'inizio, nel primo libro, c'era la storia di queste famiglie e di alcuni personaggi di contorno. Prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, durante la Prima Guerra Mondiale, dopodiché iniziava a raccontare della salita al potere di Hitler e si finiva così. Il secondo parlava diciamo dell'inverno del mondo, nel senso che veramente si parlava di come era salito Hitler al potere, cosa era successo e si parlava appunto in inglese, io l'ho letto in inglese, Winter of the World. L'inverno del mondo, come ho detto prima. Dunque, devo dire che adesso sono un po' confusa perché questa è la terza volta che registro il video. La prima volta sono caduta, la seconda volta mi ha telefonato una persona per lavoro, quindi lasciamo perdere. Io non voglio dire, ma forse ho trovato una possibilità, non lo so cosa farò nella vita. Comunque, sono un po' agitata. E infatti penso di aver risolto il mio problema che parlo sempre troppo con un tono di voce sempre troppo basso, ma adesso sono agitata, quindi starò urlando e neanche me ne rendo conto. Bene, molto bene, così faccio la figura della maleducata ed è perfetto. Inoltre ho questo bellissimo brufolo che è venuto fuori e io sono una demente, sono come i bambini. Appena vedo un brufolo faccio che schiacciarlo, strizzarlo, ci lascio il segno delle unghie, così sono diventata bellissima. Comunque, a parte questo. Proprio questo 7, noi lo chiamiamo dalle mie parti quando una ferita è enorme, lo chiamiamo un 7. A parte che ho preso 7, wow, un bel voto. Devo dire che questo libro mi è piaciuto tantissimo. Ho detto che ci sono queste famiglie che si evolvono, che vivono, e purtroppo nell'ultimo libro una cosa che mi ha rattristato un po', ma è una cosa naturale, è che ci sono dei protagonisti che, anche perché sono troppo vecchi, muoiono. Un'altra cosa che invece mi ha lasciato di stucco è che l'autore, ha parlato molte volte di un simpatico gangster che arrivava dalla Russia. È un pazzo scatenato, cioè uno che da giovane ne ha fatte più di me, e quindi devo dire che è un grande, che però era diventato molto ricco, aveva fatto fortuna in America. E non so come è andato a finire, cioè sarà morto di vecchiaio, ma il Ken Follett non me l'ha fatto sapere. Quindi io spero che questo simpatico russo sia ancora vivo adesso e abbia 120 anni, credo, anno più, anno meno. E niente, comunque ci sono dei pezzi di fighi di ultima generazione e c'è tutta l'esperienza degli anni 60 con il fighissimo Robert Kennedy. Che Dio benedica quell'uomo. Cioè, i Kennedy sono tutti fighi, lui era super figo, incredibile. Sì, vabbè, è vero che si dice che hanno ucciso la Marilyn Monroe, ma insomma, io sono donna e lo vedo come concorrenza, mi dispiace, anch'io la vedo così, anche se secondo me la concorrenza fra donne, no? La competizione fra donne è una grandissima minchiata. Se io devo competere con un'altra donna, vuol dire che mio uomo non ha così tanto interesse per me. Quindi io glielo lascio. Guarda, è tutto tuo, tienilo. Al limite smetto di stirare le cose. Io neanche stiro, ma quei pochi piatti che lavo, non devo più farlo, devo farlo solo per me. E io, riuscivo ad avere una montagna di piatti anche quando vivevo da sola. Quindi io sono una donna veramente orribile. Ha ragione il mio etero, sono una donna orribile. Anzi, non sono neanche una donna, sono una femmina. No, lui mi ha detto donnaccia, giusto.
Ciao Stefano, come stai? Dunque, per coloro, aia, per coloro i quali vogliono leggere questo libro, io sono riuscita a trovarlo in una super offerta, anzi, il mio ragazzo l'ha trovato in una super offerta e l'ho pagato pochissimo. Ve lo consiglio tantissimo, è lungo da leggere, ma stupendo. E forse con lui ho imparato un po' di inglese, un po' di più, ma io sono un po' dislessica. Ci tengo a dire una cosa, no? A tutti coloro i quali vedono la B e la D quasi simili e che hanno problemi a dire ah, questa è sinistra, questa è destra, avrete un futuro perché non è detto che non riuscirete a scuola. E in questo libro se ne parla, tra l'altro, di persone che hanno problemi di scrittura a specchio, si chiama. Si vede la B e la D molto simili, anzi, se si vede la B e la D molto vicini, gli occhi tendono a fare così e non si capisce niente. È un problema che anche la mia fantastica cugina, che saluto, e in questo libro se ne parla e si dice come è stato trattato, nel senso che anni prima pensavano che una persona era stupida, come nel mio caso, oppure che era una persona pigra. Invece non è vero, si chiama scrittura a specchio e sparisce verso i 7 anni circa. Un po' resta tutta la vita, ma diminuisce moltissimo quando una persona studia. È un problema che hanno spesso i mancini. Io non sono mancina, ma volendo potrei riuscire a scrivere con la sinistra. Ci sono persone che addirittura scrivono completamente al contrario, come gli arabi. Noi scriviamo dunque da destra a sinistra, loro scrivono al contrario e leggono tranquillamente quello che è scritto al contrario. Io con questo vi saluto e vi dico solo una cosina per chiudere. Per favore, se avete dei bambini con la scrittura a specchio, piuttosto contattatemi invece di menarli e dargli degli idioti perché crescerete degli insicuri. Non randellate i vostri bambini e vedrete che il futuro sarà meraviglioso. Ciao ciao!